Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questa vigilia di Pasqua. Siamo qui io e l'assessore Gallera per darvi le ultime informazioni in diretta da Palazzo Lombardia. Cominciamo subito con il dato dei movimenti, che purtroppo non è un dato molto positivo perché ieri abbiamo raggiunto un record rispetto a più di due settimane fa perché siamo arrivati al 41% di mobilità nella giornata appunto di ieri quindi venerdì sicuramente eh, ci sono persone che hanno dovuto fare la spesa per pasqua sicuramente ci sono gli spostamenti delle attività produttive essenziali quindi quegli spostamenti cosiddetti autorizzati però siamo andati anche a fare un campionamento sul, su alcune zone su alcune comuni che sono attraversati da arterie dove eh, le strade portano a località turistiche. Come avevo detto ieri abbiamo fatto questo campionamento e abbiamo notato dei dati superiori, talvolta al 5, 6, 7% rispetto al resto della Lombardia. Quindi abbiamo comunicato questi dati ai prefetti che stanno eh, predisponendo appositi controlli. Tra l'altro il Ministero dell'Interno è intervenuto dicendo che i controlli devono essere ancora più serrati, noi non possiamo che rinnovare sempre l'invito a rimanere in casa, a fare una Pasqua sicuramente diversa dagli altri, ma è una Pasqua per la nostra salute e soprattutto per la salute degli altri. Detto ciò lascio la parola all'assessore Gallera che ci dà i dati sanitari. Grazie Fabrizio, eh, anche oggi è stata un'altra giornata di grande lavoro per tutti e due. Fabrizio. Il vicepresidente Sala oggi è andato a, a, a ricevere un'altra delegazione di medici, 40 medici, infermieri, infermieri scusate, eh, tutti peraltro, eh, molti di questi ehm, con una competenza sull'emergenza urgenza e sulle terapie intensive e quindi eh, ci sono particolarmente preziosi nelle strutture. Io sono ehm, oggi andato ehm, in primo luogo nella, ehm, a visitare i Covid Hotel della che ehm, la TS di Bergamo ha messo in campo a partire dal 18. 8 marzo, quindi una, uh, una risposta importante ai bisogni eh, degli ospedali di liberare posti letto per le persone che erano clinicamente guarite è una risposta che si sta strutturando anche per il territorio perché parte di questi posti inizieranno da, da lunedì a essere da martedì a essere occupati anche dalle persone eh, che sul territorio si ritiene non, non abbiano le condizioni idonee o condizioni strutturali, cioè dell'alloggio per, per fare l'isolamento oppure del le situazioni critiche che quindi invece devono essere eh, spostati eh, ho eh, incontrato ehm, la realtà che ha messo in campo queste, ehm, questi covid hotel che in, nella, provincia, ehm, di, eh, nella provincia di Bergamo in questo momento conta di ben tre hotel, il Winter Garden con 125 posti letto sono occupati tutti e, 20, tutti e 125 il Cristallo Palace eh, che è in, eh, nella città di Bergamo, 90 posti ne sono occupati 62, il Bess Hotel che ha 100 posti ne sono occupati 62. Quindi a oggi abbiamo 249 pazienti e ne, ne, ne verrà aperto l'antico borgo La Muratella in, eh, a partire da martedì, quindi per arrivare ad un'offerta complessiva di 381 posti. È, una, è, è dicevo, la realtà perché questo è uno sforzo della comunità bergamasca che ha reagito con forza, con grande determinazione e senso di concretezza all'ondata che ha colpito quel territorio, perché ehm, l'idea di, eh, di, di, di realizzare eh, queste degenze ehm, per dare quindi un, una risposta concreta a chi eh, poteva liberare un posto letto che era prezioso e necessario a chi in quel momento aveva un bisogno acuto e quindi non riusciva a respirare eh, è stata ehm, di un insieme di associazioni che rientrano in abitare la cura, di cui fanno parte la Caritas, di cui fanno parte delle cooperative di servizio servizi eh, importanti che sul territorio bergamasco già aiutano tante fragilità e dalla ehm, eh, de, della cooperativa dei medici di medicina generale l'iniziativa medica lombarda IML molto eh, importante sul territorio e dal collegio dei sindaci di Bergamo. Oggi c'era anche eh, il sindaco di, ehm, delle, delle, del comune dove c'è il Best Hotel che è Mozzo, eh, se non sbaglio, e quindi eh, ho parlato anche con lui che era ben soddisfatto, era orgoglioso di quello che sono riusciti a mettere in campo una rete di solidarietà fatta di imprenditori, di cooperative, di, della la curia, la caritas, quindi una risposta forte di quel territorio. O, o dopo eh, sono stato al Papa Giovanni dove ho fatto un incontro con l'unità di crisi, ho portato i saluti e i ringraziamenti del Presidente Fontana, di tutta la Giunta per lo straordinario lavoro che l'ospedale Papa Giovanni è stato in grado di fare, di mettere in campo, è stato uno degli ospedali più colpiti, in una delle terre più colpite, che ha retto con grande forza eh, a questa ondata d'urto e oggi abbiamo parlato di tutto questo, eh, emozioni, Professionalità, dedizione, competenza. Ma già stiamo lavorando sul futuro, sul tema della riabilitazione respiratoria, sulle, sui reparti Covid, su come proteggere i nostri operatori e come gestire d'ora in poi eh, tutto l'afflusso di pazienti dei pronti in soccorso a, 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 ai reparti. Perché è chiaro che da oggi ogni potenziale paziente che arriva anche con una gamba rotta o con un infarto è un paziente potenzialmente Covid, e quindi bisognerà gestirlo con molta più occulatezza di prima, c'è tutto il tema della riabilitazione di questi pazienti, chi è stato in una terapia intensiva avrà dei grossi problemi e noi stiamo già lavorando su questo come Regione Lombardia ieri sapete ha fatto solo Fabrizio ehm, il vicepresidente Sala la, il punto stampa perché avevamo convocato il comitato tecnico scientifico perché stiamo quindi già ragionando su come ristrutturare i nostri ospedali la no, il nostro sistema sanitario sul prenderci carico di tutta persone che da oggi avranno eh, problemi di riabilitazione o problemi di malattie croniche che insorgeranno e verranno gestiti e presi in carico con grande oculatezza e quindi pneumologi gli infettivologi, ehm, gli ordini dei medici, la medicina del territorio. Stiamo già lavorando su tutti questi aspetti così importanti, così come il tema delle quarantene, il tema di riuscire ad avere una certezza eh, sul fatto che una, una persona che è stata a domicilio con i sintomi Covid non sia più infetta anche se non ha fatto il primo tampone. Quindi tutti i ragionamenti su cui ci stiamo assolutamente eh, dedicando, perché stiamo già guardando chiaramente al futuro, non stiamo solo gestendo l'ordinario. Qualcuno eh, fa polemiche, noi continuiamo in maniera molto determinata a pensare al, a, alla salute dei cittadini e eh, a come continuare a curarli eh, in, in una situazione che non è assolutamente finita. Adesso arrivo ai dati, non dobbiamo abbassare in alcun modo l'attenzione la, la, eh, e pensare che il peggio sia passato perché ancora i dati non sono stabili e poi eh, dobbiamo comunque già immaginare che, che cosa arriverà dopo per continuare a curare le persone. Sono stato infine all'ospedale da campo della Fiera di Bergamo, una bellissima realtà. Costruita dagli alpini, li ho ringraziati, hanno fatto un lavoro straordinario e dentro ci lavorano delle equip eh, che hanno delle provenienze diverse. Ho parlato con Emergency che sta gestendo una parte dei pazienti in terapia intensiva, ci hanno dato una grossa mano sia a capire come compartimentare lì e negli altri ospedali le aree per evitare che l'infezione si propaghi, sia oggi stanno gestendo con grande capacità e competenza eh, i posti letto in terapia intensiva, una mano preziosissima. Così come i militari russi li ho incontrati, li ho incontrati mentre si stavano svestendo dopo il loro turno di lavoro con un interprete. Ci abbiamo parlato di questa esperienza. Li ho ringraziati, loro hanno detto che è il loro dovere, che tutto questo li sta anche arricchendo. Una bellissima collaborazione molto concreta per salvare le vite delle persone. Ci sono anche posti letto, 20 che verranno destinate anche qui alle degenze di sorveglianza, chi sul territorio ha una situazione più critica degli altri e quindi quella è stata una, uh, uh, è veramente un'altra di quelle intraprese uh, della concretezza lombarda, un segno di speranza, un segno che la Lombardia non si arrende e sta dando risultati uh, eccellenti e addirittura pensate ho mangiato la mensa, la mensa è gestita eh, da, da, da Vittorio, un ristorante stellato che offre da mangiare ai medici e agli infermieri che sono lì a lavorare che mangiano uno per tavolo eh, che eh, abbiamo fatto la coda per mangiare distanziati eh, due metri uno dall'altro tutti eh, rigorosamente tranquilli, in fila, ognuno prende il, il, il suo mangiare va nel suo tavolo singolo che viene pulito e, e sanificato subito dopo che ognuno ha finito di mangiare, questo è il modo in cui all'interno degli ospedali ci si prende cura anche degli operatori con la massima cura e attenzione. Arriviamo ai dati, i dati come dicevo, l'ha detto bene Fabrizio prima, che non dobbiamo rilassarci, non ci consentono di rilassarci, siamo a 57.592 positivi più 1.544, è un dato. Se volete in linea con quello degli altri giorni, abbiamo il numero dei tamponi oggi processati è 9.977. Ieri era 9.372: quindi più tamponi perché, come sapete, i tamponi si stanno facendo al personale sanitario, ehm, ad alcune categorie, coloro che hanno 37,5 di febbre, oppure un altro sintomo. Si stanno facendo ai medici di medicina generale, si stanno facendo nelle RSA al personale e ai, e ai pazienti sintomatici. Eh, quindi cresce la platea crescono però anche i positivi quindi più 1.544 ieri erano più 1.246 è un dato che cresce leggermente è chiaro che su 57.000 è un dato eh, che, che, che non cambia dal punto di vista statistico molto eh, il i ricoverati 12.026 eh, più 149, ieri era più 81, eh, le terapie intensive 1174 meno 28, allora qual è questo dato? Abbiamo un dato ehm, dei ricoverati che è quasi doppio rispetto a quello di ieri, un dato delle terapie intensive invece che scende, cosa vuol dire? Ed è la stessa cosa che mi stavano confermando oggi a Bergamo, cioè ci sono un po' di ricoverati, c'è cioè, eh, un, un elemento che a volte si abbassa, a volte si alza, cioè il virus gira ancora, eh, gira le, le nostre relazioni, si sono fortemente rarefatte, quindi a volte solo le, delle, nella circhia eh, del, del, della rete eh, dire, familiare stretta, cioè dei, dei conviventi, oppure a volte chi va a lavorare perché non sempre si riescono a mantenere, o non tutti sono così scrupolosi nel, nell'adottare le misure anticontagio. Quindi cresce un po', però il virus è meno forte perché probabilmente il virus quando ehm, non trova molte persone su cui diffondersi ha una forza minore, quindi le persone che arrivano a essere ricoverate sono persone meno gravi rispetto a quello che succedeva una volta. Questa eh, il primario eh, che è un professore dell'Università di Milano di pneumologia eh, de, del Papa Giovanni diceva esattamente questo, che noi stiamo imparando, no? a gestire questo virus e si nota che il virus quando non trova tante persone con cui concentrarsi e quindi scatenare come una bomba, ma poche, è più debole. Questo cosa vuol dire? Che noi adesso stiamo ancora immaginando fino al 3 maggio di tenere le persone in casa, ma se riusciremo a garantire questo distanziamento eh, e, e, e tenere fatta la vita sociale, comunque il virus che continuerà a girare, ahimè, sarà meno letale e meno forte. Quindi l'importanza della mascherina che usiamo tutti quando usciamo, l'importanza di essere a distanza sempre dell'altro persone ci aiuterà anche a governare la forza di questo, di questo virus ed è un elemento molto importante. Il, eh, I dati provincia per provincia e eh, eh, vado a concludere Beh, Brescia eh, 10.599 più 230, un po' meno di ieri che era 247, Bergamo 10.000 258 più 107, ieri era più 108, quindi vedete assolutamente in linea, Como 1825 più 139, ieri era 80, Cremona 4658 più 96, ieri era 73, quindi siamo assolutamente nella stessa linea, L'Ecco 1860 più 22, ieri era più 33. Eh, Lodi 2472, ehm, eh, ieri oggi più 53, ieri più 43, quindi totalmente sulla stessa linea. Quindi eh, come vedete a volte non cala con decisione, si mantiene stabile, quindi segno che come dicevamo dobbiamo ancora lottare. Monze-Brianza 3.575 più 151 Quest questa è una di quelle aree dove è arrivata dopo ma dove vedete che gira ancora di più, Maurizio che Brianzolo sa bene l'attenzione che dobbiamo dedicare Milano 13.268 qua abbiamo Milano 520, è il doppio rispetto a ieri, quindi milanesi non scherziamo, rimaniamo in casa, non fatevi prendere dalla fobia di dover uscire a Pasqua, non c'è bisogno di andare a fare la spesa, fate quello che avete in casa. Casa, ma guardate, che la situazione di Milano necessita sempre una maggiore attenzione perché vedete la linea è sempre: un giorno scende, un giorno sale, un giorno scende, un giorno sale, non c'è una, una netta e, e decisa riduzione dei contagi a Milano. Mantova 2411 più eh, 56, ieri era più 78, Pavia 3049 più 86, eh, Sondrio. 684 più 23, eh, Varese 1633 più 44, quindi eh, ridotto. Il dato, l'unico dato delle città: Milano, appunto, come è, si raddoppia il dato sulla provincia, si raddoppia il dato su Milano. 5368 più 262, ieri era più. 127. Questo è il dato. Brescia ha sempre un dato alto perché, come sapete, stiamo facendo un po' di tamponi a tappeto nella zona di Brescia. Eh, e questi sono i dati, i dati di oggi che ci dicono. E ripasso la parola a Fabrizio che veramente non è, non è finita questa partita, non rilassatevi, eh, la protezione civile dice giustamente che il trend è un trend sicuramente migliore rispetto a quello di settimana scorsa, è vero? ma non è ancora un trend che ci fa stare tranquilli, quindi dobbiamo ancora eh, resistere, stare in casa e da qui fino al 3 maggio ci sono due o tre ponti, i ponti li passiamo a casa, li passiamo a casa, non come qualcuno sta facendo andando al mare, li passiamo a casa. Grazie Giulio, esatto, hai detto molto bene che le prescrizioni sono veramente fondamentali perché dobbiamo assolutamente abbassare il tasso di crescita del contagio questa è la variabile essenziale per riuscire ad arrivare a un momento in cui si possa tornare a una lenta graduale normalità ma allora domandiamoci tutti che cosa possiamo fare per fare questo oh, primo innanzitutto rimanere in casa quindi assolutamente come ha detto Giulio eh, passiamo una pasqua in casa sarà una pasqua diversa, ma aiuterà moltissimo ad abbassare il tasso del contagio. Ma poi vediamo cosa sta succedendo in Lombardia, perché eh, cerchiamo anche qualcosa di positivo che sta aiutando, qualcuno che sta aiutando i nostri malati, ma non solo i nostri malati, la nostra comunità scientifica, la nostra comunità eh, delle attività produttive che sta in, insieme al resto del mondo cercando di dare delle risposte estremamente importanti. Ecco, io volevo farvi vedere quello che è stato realizzato qui in Lombardia, che sta per essere realizzato, che sta per essere certificato da diversi eh, paesi nel mondo, è una collaborazione scientifica fatta tra Stati Uniti, Canada e Lombardia, uh, aderiranno anche altri paesi, lo vedete nel video, questo è un nuovo tipo di respiratore un nuovo tipo di respiratore che si produce in grande quantità molto velocemente è un nuovo tipo di respiratore che ha un costo nettamente inferiore ai respiratori di terapia intensiva e di CPAP, cioè la preintensiva, eccetera, che abbiamo nei nostri ospedali, sta per essere certificato dall'FDA americana, cioè dall'Istituto Superiore della Sanità americano è il prototipo si trova anche nel nostro istituto superiore di sanità e nel nostro comitato scientifico tecnico scientifico nazionale. È uno sforzo fatto da un grande gruppo di scienziati, è stato testato grazie all'Università Bicocca anche all'ospedale San Gerardo dove ci sono delle apparecchiature adatte a questo test. In questo gruppo sono impegnate diverse aziende, la capofila è le Master, ma abbiamo anche i TACI, addirittura negli Stati Uniti a HP. Quindi è un progetto estremamente innovativo che rivoluzionerà la produzione di respiratori, questi come tanti altri, questo per dare una speranza ancora di più ai malati di Covid, non solo lombardi, sicuramente in tutta Italia, ma anche in altre parti del mondo. E poi volevo ricordare una, una, un aspetto molto importante. Guardate, la nostra comunità scientifica, i nostri virologi. I nostri scienziati, i nostri statisti, gli statisti non solo della Lombardia, di tutto il mondo ci stanno chiedendo un dato fondamentale, un dato che noi oggi non possiamo dare, come ha detto bene Giulio, a causa del numero dei reagenti limitato, oggi non riusciamo a tamponare tutta la popolazione, ma riusciamo ad avere un campione statistico grazie all'applicazione Allerta LOM. Allora è un'applicazione che dobbiamo scaricare, è qualcosa di volontario che dobbiamo fare, non costa niente, lo possiamo fare nel giorno di Pasqua, lo possiamo fare oggi, ricordo che chi non l'ha ancora scaricata la può scaricare, sia qualsiasi modello di telefonino che abbia, può darsi che quando la utilizza non funzioni perché c'è troppa gente che si sta collegando in quel momento ma dopo qualche minuto l'applicazione riprende, quindi chi non l'ha scaricata eh, come avete visto, la grafica su installa la scarica sul cellulare. Il questionario è personale e se, se vogliamo, va ripetuto ogni giorno, anche se non abbiamo sintomi, anche se eh, i sintomi nel tempo non cambiano. Aggiornarlo è molto importante. Siamo arrivati a 714.000 applicazioni scaricate, dobbiamo arrivare a un milione. Guardate, facciamolo per La comunità scientifica, ma facciamolo per noi. È un dato fondamentale. Avere la mappa del rischio del contagio è di fondamentale importanza anche per passare alla fase 2. Quindi prima arriveremo a questo dato e prima riusciremo anche a passare alla fase, alla fase 2. Eh, l'hanno pubblicizzata in tanti, l'ha pubblicizzata Ger Scotti, l'ha pubblicizzata Chiara Ferragni, l'hanno pubblicizzata i sindaci. Ecco questo appello che faccio è un appello a nome della comunità scientifica perché possiamo scaricare questa app. Quindi eh, a questo punto direi Giulio che sì, possiamo... Eh, ci siamo mi sono purtroppo eh, dimenticato di dare il numero dei decessi eh, no. che è oggi di 10.511, che è più 273, è un po' in crescita rispetto a ieri, però eh, voglio dire e eh, abbiamo il dato di una riduzione delle, delle, delle terapie intensive come... Ci ripetiamo sempre, il dato che scenderà eh, in maniera significativa per ultimo è il dato dei decessi, anche se poi eh, si è comunque ridotto da quelli di qualche giorno fa, però eh, è assolutamente questo l'elemento. Secondo, mi chiedevano di specificare meglio il tema della quarantena, allora sta, è uscito, sta uscendo una linea guida che prevede che la quarantena duri fino al 3 maggio, vuol dire eh, che tutti coloro che sono a casa dal lavoro avranno un certificato da parte del proprio medico di allungamento della quarantena fino al 3 di maggio, eh, perché abbiamo visto che i 14 giorni alla fine in molti casi non sono è un dato che era stato colto, ma in 14 giorni è il dato di incubazione per verificare se emergevano i sintomi, mentre noi vediamo che molte persone anche dopo i 14 giorni dalla clinica silente, cioè dalla fine dei sintomi sono ancora positivi, quindi a garanzia di tutti li allunghiamo adesso fino al 3 maggio, poi è poi l'idea di metterli a 28 giorni in maniera definitiva e poi cerchiamo di ampliare l'utilizzo dei tamponi e delle indagini anche attraverso. Un, il, lo sapete che stiamo facendo l'utilizzo di questo nuovo um, um, kit col sierologico fatto però non. Um, con la goccia di sangue ma col prelievo ematico che quindi è molto più strutturato ed efficace che ci darà una potenza e una capacità di, di tamponare molto più ampia e quindi contiamo di riuscire ad arrivare a tamponare la maggior, numero, la maggior parte delle persone che sono anche al domicilio e quindi dare una risposta più certa a tutti coloro che sono a casa e che ci scrivono dicendo io non so se sono ancora infetto, non lo sono. Se l'ho fatta, quindi stiamo cercando di arrivare a tutti voi con le forze che abbiamo. Questo era quindi il concetto sul tema dell'allungamento della quarantena. Direi che possiamo augurare anche una buona Pasqua. Certo. Sicuramente, immagino che anche tu e insieme vogliamo farlo a tutti i sanitari, a certo. tutti quelli che eh, lavoreranno in questi giorni, a quelli che non riconoscono oggi il sabato, la domenica, la Pasqua, la Pasquetta perché si stanno dando da fare e non solo al reparto sanitario, ma a tutto quello che è collegato, a tutti quelli che lavorano nelle attività essenziali, a tutti i ricercatori, insomma, a tutti quelli che positivamente stanno lavorando per combattere questa epidemia e anche a chi purtroppo non può fare altro che rimanere in casa, passare una Pasqua in casa e compilare il questionario. Dell'applicazione che è di fondamentale importanza. Grazie a tutti voi, e da Grazie parte nostra auguri di cuore. Grazie a tutti cari Pasqua. auguri, e saremo qua anche domani perché anche noi continuiamo a lavorare.